la presentazione stasera del tuo libro, Geografia commossa dell'Italia eterna, ci ha insegnato veramente molto, ci hai veramente spiegato delle emozioni riguardo alle cose antiche che nelle tue parole acquistano un valore tutto nuovo, è così? Sì, io mi occupo un po' dell'arcaico, che c'è ancora il murale che ci sono alcuni. Faccio altro che un traslocatore, osservo le cose che le porto alla tradizione di chi non ce l'ha. E mi sento in dovere di raccontare un tale che c'è ancora e però a cui nessuno dà più attenzione. Semplicemente alcuni di un esercizio di attenzione. Penso l'Italia che è considerata minore in via di dismissione, perché secondo me è il futuro. L'Italia si salva, si torna un po' verso l'interno. Diciamo che troppa gente sulla costa e troppa gente stare meglio in tempo e anche sulle coste, distribuendo meglio le qualità. Com'è nata questa tua ricerca dell'Italia interna, dei valori, delle tradizioni fondanti della nostra cultura e della nostra realtà? È un'emozione in corso, il lavoro non è finito, anzi la cosa che mi piace sorte è sempre più gente che comincia a fare questa cosa. Quindi, dici bene, l'Italia nasce dall'Italia, un po' la parola del preparato, che abbiamo probabilmente accompagnato, secondo me appunto stiamo a tornare all'Italia. Noi siamo all'inizio di una nuova stagione che vedrà gli italiani tornare con la Bellino, con molti paesi, e questo, ripeto, sarà un grande giovamento anche per l'Italia bellissima delle cose. Dunque tornare indietro per andare avanti. Assolutamente. Noi dobbiamo attingere alla forza del passato, dobbiamo costruire la sacra del futuro. Io non sono uno stanco.